in questa immagine che è fortemente deviata e non aderente alla realtà. Noi dobbiamo mostrare gli aspetti positivi, i tesori, le ricchezze che questa città racchiude, non solo per rappresentarli al mondo, per far vedere che cosa ha prodotto nei secoli la nostra città e con tutte le generazioni che si sono impegnate a vivere in questo territorio, ma soprattutto per dare ai giovani una speranza di poter continuare a stare nel proprio territorio, a vivere l'esperienza qua sulla loro terra, a attingere dalle radici eccezionali e splendide e la forza di continuare a vivere. E allora è venuto poi il primo volume e a distanza di 5 anni ha fatto seguito il secondo volume, perché nel frattempo si è venuta ad accumulare una mole di materiale interessante. Questo frutto di quello che ha prodotto il territorio e quindi il lavoro delle associazioni, il lavoro meraviglioso di tante associazioni, di volontariato, che c'è da sottolineare in questo passaggio, non associazioni che vivono l'esperienza culturale a scopo di lucro, ma associazioni che spendono la loro vita per dare una speranza di crescita a tutti i giovani che vivono in questa realtà. E allora, in questo contesto, abbiamo voluto privilegiare il lavoro delle scuole. Ecco perché ci sentiamo onorati oggi di vedere qui assieme a noi la preside Russo, il preside Cutuli, il preside Epurnia, che sono attestati in una trincea che è quella meravigliosa della scuola, dove ai ragazzi viene insegnato come elaborare il prodotto d'eccellenza che possiede la nostra scuola, la cultura e Medma che sta al centro di questo progetto di crescita. Io l'altro giorno ho provato un'emozione grandissima quando sono stato chiamato a scattare delle fotografie ai bambini della scuola del preside Cutuli che andavano a visitare il museo di Medma, e là c'era la dottoressa Saffioti che parlava ai ragazzi di una maniera meravigliosa, tanto da incantarli, e i nostri bambini che rispondevano, che già sapevano, no, cos'era Medma, chi era Filippo di Medma, questo giovane che era andato ad Atene alla scuola di Platone. E io 3 anni fa ho avuto il privilegio e l'onore di seguire un progetto del professore Burnia con diverse lezioni ai ragazzi nella scuola che lui dirige, e ho visto l'entusiasmo e allora ho pensato, ma quando col professore Verzi negli anni 60-70 parlavamo, eravamo convinti di essere la voce che è Vox Clamans in deserto, e piano 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 invece sta venendo fuori una realtà meravigliosa. E non posso dimenticare quello che abbiamo fatto con la preside Russo, addirittura abbiamo pubblicato il volume sul Medma, lo abbiamo presentato a Roma e ha avuto un'accoglienza strepitosa. Con la preside Russo abbiamo sempre l'avvocato Saccomanno in prima linea, che è attestato in prima linea, abbiamo pubblicato il volume sul museo di Medma, e poi abbiamo fatto il DVD, i ragazzi con la preside Russo che vanno a visitare e ad esplorare il parco archeologico, insomma, e le rappresentazioni teatrali, queste ragazze meravigliose che voi vedete, ma questo è il tesoro di Rosario, e su queste cose che continuiamo dare la spinta che Rosario venga conosciuta nel mondo attraverso le cose belle che non produciamo noi, noi che scriviamo il libro siamo i testimoni, ma che producete voi, queste associazioni meravigliose che sono presenti a Rosario, tutte indistintamente, ogni giorno si sente a qualcosa di positivo. E per non parlare poi del ruolo delle chiese, delle nostre parrocchie, il bene che profondono a piene mani ogni giorno, e nel libro vi è testimonianza di questo. E poi l'ultimo passaggio, la memoria dei nostri padri.
In questi libri, tanto del primo quanto del secondo, ci sono centinaia di persone che ci hanno già lasciato, di cui si rischia di non lasciare alcuna traccia, invece no, un libro conserva le memorie. E allora questo è il nostro intento, spronare i rosarnesi, spronare noi stessi a continuare lungo questa strada. Le scuole in primo piano, le associazioni, le amministrazioni comunali, sempre impegnate a creare quell'unità di intenti per la qualcosa si possa dire: siamo orgogliosi di essere rosarnesi.